Kaiser noi lo preferiamo perché è un ottimo portennesto sia a livello di produzione e anche a livello di colorazione del frutto e di produzione. Kaiser non l'abbiamo provato, l'abbiamo impiantato nel ciliegino, l'abbiamo impiantato anche in altre varietà. Il frutto ci ha portato maggiore produttività, non perde il colore rispetto alla varietà, quello che è ISO standard, non fa quel colore che si chiama blotch, che è un tipo un metallizzato che lo schiarisce. Lo utilizziamo sia per la qualità del prodotto che riesce a dare, per il colore, la forma del frutto. È ottimale per i datterini e per i vari ciliegini in genere. Ha una buona germinabilità, si porta sul 94-96%. E quindi ci risolve molti problemi di nascita di piantine, di avere delle piantine omogenee, che al taglio è ottimo, riesce a dare qualità, produzione e colore ottimo al frutto. La pianta è bella quando ha un'altezza né troppo bassa né troppo alta, una grossezza di fusto e una robustezza che la fa stare tranquillamente in piedi e un colore che sia di un bel verde. Normalmente il Kaiser presenta una bella radice. La nostra esperienza ci dice quando dare o non dare acqua e concimazione allo stesso tempo. Di tanto in tanto tocchiamo i contenitori, li soppesiamo e vediamo la quantità di acqua che si è persa e quindi decidiamo di intervenire, perché le barre di irrigazione ci permettono di regolare anche la quantità di acqua che diamo. Questo inverno da noi le temperature sono state molto rigide, abbiamo avuto picchi di meno 2, meno 3 gradi. Le piante innestate su Kaiser hanno reagito molto bene e la pianta non ha sofferto il freddo. Il portennesto fa resistere la pianta meglio al freddo, dà anche un aumento nella produzione del frutto, migliorando anche la qualità e la quantità. Se noi abbiamo acque molto dure, molto salate, indubbiamente abbiamo l'esigenza categorica di avere un portennesto abbastanza rigoroso. E più alta la conducibilità, più si va a cercare un portennesto più vigoroso per poter sopportare lo stress dell'acqua salmastro. Il portennesto Kaiser lo usiamo perché ci dà una maggiore vigoria sulla pianta. Quando si abbassano troppo le temperature, ha una maggiore resistenza a livello di apparato radicale. Con questo portennesto abbiamo riscontrato che affrontiamo molto bene l'inverno. Le piante dalla semina alla coltivazione sono protette come dei bambini, sia con, meccanicamente nella struttura, con le reti, sia con i trattamenti. Partiamo da una semina in agosto con una torba più bruna per poi andare con una torba un pochino più bionda nei periodi invernali. Ha una leggera concimazione perché poi durante la coltivazione interveniamo automaticamente con i fertirrigatori e le barre di irrigazione. In una prima fase va coltivato per farlo crescere nel miglior modo possibile, poi c'è una seconda fase di indurimento per poter essere innestato. La radice la trovi sempre bella pulita, ha un'ottima resistenza ai nematodi, anche al fusarium radicis. Con l'Arcuzuana abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, sono molto presenti i loro agenti, i loro tecnici qua in zona. I consigli tecnici, i consigli sulle varietà sono molto preparati. Un consiglio molto utile è ad esempio che le varietà, se si devono trapiantare in un certo periodo oppure no, se non azzecchi il periodo di trapianto sono problemi. Abbiamo un rapporto continuo, dialettico, con le persone che rappresentano Reichzuane qua in zona, sia di informazione, sia per risolvere qualora si dovesse presentare un problema. C'è un ottimo rapporto. Ci danno la soddisfazione di dire che bella pianta.